discorso e che era un po' il mio appello alla manifestazione di oggi. Vicino a me c'è anche Patrizia, che è la mamma di Nicolò, e credo che condivide. Carissimo figlio, perdonami se rendo pubblica questa lettera, ma ciò che ci accade non appartiene solo a noi. Tra pochi giorni sono 5 mesi che sei chiuso in carcere, tanta vita rubata. Sono 150 lunghi giorni e 150 lunghe notti di angoscia. Ti chiedo sempre di tenere duro, ma sono io che non ho più la forza. L'amarezza a tratti mi sommerge, lo sdegno mi ferma il respiro. Mi sveglio di soprassalto ogni notte e nel silenzio mi sembra di poterti raggiungere nell'isolamento atroce in cui ti costringono. L'idea di vivere in un paese che permette che questo accada mi ripugna. Sono oscene queste maschere del potere, interessate solo alle loro poltrone e ai loro portafogli. La corruzione in Italia è spaventosa. La politica ha perso qualsiasi ideale di giustizia e di uguaglianza. E per voi giovani non c'è nulla. Il vostro futuro è stato depredato da chi oggi vi giudica. Né lavoro, né aria che si possa respirare, né terra pulita e né libertà. Dovete tacere, dovete subire, altrimenti essere incarcerati. Carissimo Mattia, perché ti abbiamo insegnato il dovere di dissentire, di ribellarti davanti alle ingiustizie? Perché ti abbiamo trasmesso l'amore per l'umanità e per la terra? Non era meglio lasciarti crescere cullato dall'edificante cultura offerta dal nostro paese negli ultimi 20 anni? Sono certa che risponderai di no, che preferisci 1000 volte essere chi sei e dove sei, piuttosto che adeguarti a questo spettacolo raccapricciante offerto da chi esercita l'abuso di potere applaudendo gli assassini di Aldrovandi, rispondendo con i manganelli e la prigione ai movimenti popolari che nascono sulla necessità reali della gente, ignorate da chi dovrebbe cercare e trovare delle risposte. Carissimo figlio, sabato 10 siamo tutti qua alla manifestazione contro la barbarie dell'accusa di terrorismo, contro la devastazione della Val di Susa, per la libertà di dissenso, per il diritto degli italiani a un'esistenza dignitosa. Ci siamo tutti e siamo tanti, manifestiamo tutto l'amore che proviamo per te, ma anche per Claudio, Chiara e Nicolò e tutti gli indagati del movimento NOTAV. E la promessa è di non smettere mai di lottare fino a quando non vi riporteremo a casa. Un abbraccio, mamma. Io sono la mamma di Nicolò, io penso che sia stato detto tutto, volevo solo ringraziare a tutti voi che siete qui, perché già la giornata che sono salita in Val Susa ho sentito la forza di andare avanti, ho sentito l'orgoglio di essere la madre di Nicolò. Una vergogna, qualcosa da tenere nascosto, da evitare, io da voi ho sentito i ringraziamenti. Grazie per essere la sua mamma, che se io ovviamente ho fatto fino a un certo punto, e più che altro ho sentito proprio l'energia vitale, la forza, la voglia di resistere, di andare avanti malgrado la paura, perché inutile nascondere, la paura c'è, perché è mio figlio, è nostro figlio, e pensare che possa fare tanti anni in carcere ovviamente non è uno dei futuri che si preferisce, ma voi tutti qui oggi mi fate sentire forte, e lunedì quando sarò ad Alessandria
abbraccerò Nicolò e gli trasmetterò la vostra forza. Grazie.